Presidente, dunque visita del capo dello Stato Mattarella ad Ussita, come si esce da questa situazione? Con il grande impegno che tutti quanti stanno mettendo, a cominciare dalla massima istituzione dello Stato, che non si è sicuramente risparmiato in termini di presenza e di vicinanza. L'umanità, la capacità che ha il Presidente di trasmettere quello di cui abbiamo bisogno, insomma quella sicurezza, che c'è l'attenzione delle istituzioni e c'è un impegno alla ricostruzione. La visita poi ad un'azienda che è ripartita dopo il sisma, anche simbolicamente rappresenta appieno questo desiderio di ripartire che tutti quanti abbiamo. Prossimi step? Innanzitutto il Parlamento sta, direi, molto bene, sta portando avanti sia la parte che è legata al bilancio dello Stato, dove ci sono i fondi per la ricostruzione, e conseguentemente la conversione del decreto, che per noi è un fatto molto importante. Sono tutti incardinati, arrivano i primi voti positivi, e si mantiene un clima per me assolutamente importante, chiamiamolo di trasversalità, cioè senza polemica politica, dove tutti quanti di fatto danno un contributo a questi passaggi. Per questo contiamo nei primi giorni di dicembre di avere tutto approvato, sia dal punto di vista finanziario che sia dal punto di vista normativo, con il decreto e la sua conversione. Queste zone vivevano di turismo, crede che nel futuro potrà continuare ad essere così? La bellezza straordinaria di queste zone non potrà che riportare qui tante persone. È chiaro, il lavoro è enorme, dare sicurezza, bisogna ricostruire in un modo che non lasci dubbio alcuno sul fatto che qui si starà meglio che in altre realtà, perché la ricostruzione porterà elevati standard di adeguamento sismico all'ultima antisismica, che ha fatto un notevole salto di qualità rispetto a quella del passato. Quindi con questo impegno, con questa determinazione, con la chiarezza dei percorsi, con la trasparenza di quello che faremo, dando queste certezze, noi riusciremo a sommare una qualità dell'abitare alla qualità dell'ambiente straordinaria che riporterà qui tante persone.